Ciao ragazzi e ragazze, qua Raga che vi parla, bentornati sul mio canale e in questo nuovo video con Ronaldo Junior. Allora, sto morendo. Vi consiglio di guardare con molta attenzione questo video, perché i prossimi video che verranno saranno dei video molto particolari, perché succederanno delle cose in famiglia a Ronaldo, succederanno delle cose a Ronaldo Junior, a Cristiano Ronaldo, Giorgina, Jasmine, insomma tutto il bordello che si è creato. Per chi ancora sta seguendo ha capito il filone, ha visto il video precedente, vi farò vedere, ci saranno certe cose. In ogni caso ragazzi, in descrizione trovate il primo video della prima volta di Ronaldo Junior, perché questa non sarà la prima volta di Ronaldo Junior, ma è stata con un'altra ragazza che vedrete, non ve lo voglio dire, molti di voi sicuramente l'avranno visto, forse tutti, però io ve lo lascio in descrizione per chi casomai è nuovo e non l'ha visto. Quindi direi di partire subito con Ronaldo Junior, vediamo dove si trovano i nostri eroi, cosa stanno facendo. Mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate ed iscrivetevi ovviamente al canale per non perdere i prossimi video e supportarmi, mi raccomando. Soprattutto trovate il mio Instagram, seguite qui in descrizione, casomai mi volete seguire ci mettete 2 secondi, quindi sapete che ci tengo, fatelo, così vi posso salutare in tutti i prossimi video, quindi mi raccomando. Come state? Spero alla grande, spero che siete pronti a vedere ancora Ronaldo Junior. Allora, forse alcuni di voi riconosceranno questa zona perché ci siamo già stati un paio di volte. Vabbè, ora che ho girato avete anche visto, sì. Siamo alla caserma dei poliziotti / carabinieri, perché adesso quest'ala è riservata praticamente ai carabinieri, una piccola parte, mentre tutta questa parte qui e anche il di sotto è riservato alla polizia, perché come sapete si sono accorpate in questa unica stazione, poi ne stanno varie altre in tutta la mappa. Allora ragazzi, nostro padre ci sveglia stamattina e ci fa: Ronaldo Junior, dobbiamo andare in caserma. E io ho detto: oh merda, non è che ci hanno schiamato che abbiamo rubato la Lamborghini dei carabinieri? Perché sì ragazzi, io vi ricordo che sta ancora tutto nel garage, la roba di Ronaldo Junior. Quindi ogni tanto vedremo di prendere qualche macchina, perché Ronaldo Junior è sghere pazzo. Vabbè, comunque lasciando questo, pensavo: oh merda, ci hanno sgamato. Invece no ragazzi, siamo venuti qui subito veloci con la Lamborghini Urus di papà, che è uguale a quella che ho io, e perché? Per il fatto di Jasmine e Giorgina, perché come sapete si sono picchiati e se le sono menate di santa ragione. Papà, oltre a questo, ora vado a vedere come sta anche molto stressato, perché il campionato è finito e lui quando non gioca a calcio inizia a essere stressato, perché per molti il calcio potrebbe essere uno stress, ma per Cristiano Ronaldo in realtà non lo è, anzi è un modo per essere meno stressato. Ora che il calcio è finito, papà si sente un po' stressato, anche perché sta avendo pressioni fiscali dall'Italia, dato che gioca adesso nella Juventus, e anche dai poliziotti, e deve dare delle spiegazioni. Il problema è che papà non sa cosa fare. Dicono che sta sentendo che adesso chiameranno dei carabinieri che avevano assistito per caso alla scena mentre passavano, quando Giorgina si stava picchiando, che stava all'osservatorio Galileo. Non ci sto capendo niente, sinceramente, manco io. E sinceramente, Ronaldo Junior, a me non me ne frega niente, non ce ne frega niente manco a noi, cioè dovremmo proprio andarci, perché questa situazione sta devono sbolognare Ronaldo, Giorgina e Jasmine. Che vi ricordo, Jasmine in ospedale, ragazzi, che non si può muovere perché Giorgina l'ha distrutta. Ma Giorgina aveva la mazza, forse uno contro uno a mani nude, chissà chi avrebbe vinto. Allora ragazzi, come vedete la situazione si sta un attimino complicando. È arrivato il maresciallo dei carabinieri, è arrivato il suo tenente, credo sia un tenente questo qui, già in divisa perché stanno per andare in servizio, e stanno avendo una maxi discussione. Lì c'è uno sceriffo che non so cosa c'entra sinceramente. Stanno avendo una maxi discussione su quello che ha fatto Giorgina e su Jasmine, e su quello che ha fatto Ronaldo riguardo alle tasse, che ha dichiarato qualche milione. Papà, mi sa che siete tutti e due nei guai. Sentite, facciamo una cosa. Agenti, voglio interrompervi un attimo. Silenzio. Papà, senti, io avrei da fare. Papà, devo andare a casa di un'amica a studiare. Papà dice che non c'è problema, dice di togliersi davanti. Va bene, sì, ho capito, me ne vado. Io l'ho avvisato, raga. Allora, ragazzi, voi non sapete Ronaldo Junior con quale ragazza si sta sentendo. Cioè, ora se ve lo faccio vedere voi impazzirete. Allora, io ho detto a papà, sì, che adesso ha nel mio telefono, perché voi non lo sapete, ma nel mio telefono c'è una non so come chiamarvelo, un microchip che è in grado di rilevare la mia posizione. Mio padre può arrivare in qualunque momento, in qualunque posto. Potrei spegnere il telefono, metterlo in modalità aerea, ma mi serve perché devo parlare con i miei amici e questa ragazza qui da cui stiamo andando. Quindi papà è in grado di raggiungerci quando vuole. Dopo il fatto di quello che è successo, che siamo stati arrestati l'ultima volta, papà ha deciso di installare un microchip nel nostro telefono,
per tenerci sotto controllo. Mascara, Ronaldo Junior non si tiene sotto controllo. Se vandalo, spacca tutto Ronaldo Junior. È spaccato la spazzatura. Ragazzi, non fate mai quello che fa Ronaldo Junior. Oh, un inseguimento in live. Oddio, che figo. Oh mamma, what the fuck. Che figo ragazzi. 1, 2, 3, 4, 5, erano almeno 8 auto dei carabinieri, vabbè. Ragazzi, siamo arrivati, siamo di fronte alla casa della nostra ragazza, della nostra fidanzata, che non mi giro, ma riconoscete la strada? La faccio rivedere? Dai, avete 3 secondi per riconoscere la strada, è facile. Facciamo così, se non ve lo ricordate, ve lo faccio vedere io. E già ragazzi. Oh mio Dio, cosa? Ma questa è casa di fai con te, salta, non ci credo. Ragazzi, ma volete vedere che Ronaldo Junior si è fidanzato con Tracy De Santa? Porca miseria. Oh mamma. Michael non sarà molto contento, per chi non se lo ricorda. Michael è incazzato nero con Ronaldo Junior perché hanno fatto un incidente, non so cosa successe, ha investito suo figlio, una cosa del genere, anche Ronaldo. Insomma, anche se Michael ha aiutato molto Ronaldo, non si parlano praticamente più. E non c'è più quel rapporto. Quindi, Ronaldo Junior, se ti dovesse vedere Michael, sembra che non ci sia nessuno in casa. Ecco, me l'hanno detto, eccolo. Sembra che Michael sia occupato al telefono. Io ancora non ci chiedo, ma veramente Ronaldo Junior si è fidanzato con Tracy? Cioè, questo vuol dire una cosa sola. Vuol dire solo guai per Ronaldo, altri guai per Ronaldo Junior. Ragazzi, ma ve lo ricordate quando facevamo il video dove dovevamo spiare Tracy De Santa nuda nel bagno? E poi l'abbiamo fatto, ok. La finestra del bagno è sempre aperta. Ora è difficile sta a salire qui, in qualche modo. Oh, grande Ronaldo Junior, la prima botta ce l'hai fatta. Oh mio Dio. Ragazzi, te si sta dicendo, Ronaldo Junior, ma sei pazzo? Mio padre potrebbe vederci. Ma scusa, ma sei stata tu di venire? Ha detto di venire e farlo di soppiatto, che è più figo. Fammi entrare, dai, fammi entrare. Ti stavi lavando i capelli? Vabbè, dai, fa niente. Andiamo in camera tua. Qua comando io. Allora, forse non ci siamo capiti. Vengono delle cose di lavoro su Skype. Ma mi hanno veramente seccato. Ora vado a farmi un gioco con la mia Ferrari. Però prima devo passare un attimo dalla stanza, che ho lasciato mi sa le chiavi in stanza. Non ricordo precisamente dove le ho lasciate. Vado di fretta come la merda. Ah, ecco, stanno qua. Ok, prendi. Ok, preso. Ok ragazzi, di fretta giù veloce, che abbiamo da fare. E... oddio. Ma ho visto bene. Ragazzi, mi era posto di aver visto la porta aperta con mia figlia dentro. Tracy, ragazzi, Tracy sarà andata un'altra volta con un altro tipo, giuro che lo spacco di mazzate, se so chi è, se la porta si aprisse lo spaccherei di mazzate, peccato che non si apre. Ragazzi, lasciamo stare, non ci andiamo a fare un giro in Ferrari assolutamente, veloce che non ho manco tempo. Chiedetemi il perché, ma il GPS del telefono di Ronaldo Junior mi ha portato a casa di Michael, dove non ho bellissimi rapporti, anzi ce li ho brutti. Salve Michael, passo al sud, c'è mio figlio qui per caso? Il mio GPS mi dice che c'è qui. Dice Michael, forse è un brutto presentimento, nella camera di Tracy. Scusa Michael, andiamo a vedere. Chiusa, Michael dice di provarla a sfondare. Va bene, sfondiamola. Ora ci provo. Uno, due, tre. Boom! Ronaldo Junior! Oddio, Ronaldo Junior, che stai facendo? Basta! Stai fermo! Questa storia, Michael, non estrarre pistole e cose varie. Ora cerchiamo di risolvere. Tracy, che cosa significa? Perché fate i finti tonti tutti e due? Look the fuck out. Dude. You got this. Oddio! Oddio! Michael ha sparato tua figlia, sei pazzo! Michael, stai fermo! Dicono che è una coda lite familiare. Oddio, io non voglio centrare in sta cosa! Tracy, stai perdendo sangue! Oddio, che sta succedendo? Oddio! Michael, fermo! Ronaldo Junior, esci da questa casa! Oh mio Dio, dobbiamo uscire di qua! Mamma mia, che sta succedendo? Oh mio Dio! Ragazzi, questi sono pazzi! Ha sparato a sua figlia con un fucile! Oh mamma! Mio padre invece mi sta rompendo le balle dicendo, Ronaldo Junior, non puoi stare con quelle più grandi. Ma porca miseria, potrò fare quello che vuoi. Adesso dice che siamo in punizione e che ci verrà tolta ogni cosa. Non potremo più andare a calcio per 4 mesi e ci toglierà tutte le felpe Supreme. Papà, senti, se tu sei sclerato per i fatti tuoi, tu non mi devi rompere a me, capito? Lo comando io, non è possibile che devi comandare pure la mia vita sentimentale, eh? E basta. Ragazzi, attenzione. Ah mio Dio, Cristiano Ronaldo. È finito papà? È finito? Papà sta minacciando di buttarci fuori di casa. E buttaci fuori di casa. Sai quanti amici ho qui andare a vivere? Basta, mi hai seccato. Piglia questo. Madonna, si è fatto malissimo Ronaldo Junior. Madonna ragazzi. Oddio, ha preso di testa l'auto. Perché c'è la rotella che carica. Ma si riprenderà, aspettate. Non ci credo. Cioè Ronaldo Junior non può avere una fidanzata. Guardate Ronaldo Junior.
E allora dice, perché fai così? Cioè, sta andando a scatti, ragazzi. Oddio, ragazzi, mi fa malissimo la testa, male forte. Tutto a testa della Lamborghini, invece di preoccuparti che abbiamo sbattuto la testa. Da subito mi senti così, senti papà, tu mi sei stancato. Ma è davvero stancato. Se ora fai finto tonto solo perché mi sono fatto male. Cioè, sai che ti dico, papà? Io a casa non ci torno più. Me ne vado, bella per te. Oddio, ragazzi, come sta correndo Ronaldo Junior? Ronaldo Junior, dove stai andando? Ragazzi, secondo me Ronaldo Junior, se con quella botta alla testa, secondo me dovresti farti vedere da un dottore. Si è fulminato il cervello. Dove stai andando Ronaldo Junior? Al garage di auto? Non sta manco più scavalcare. Dove vorresti andare? Ok, ragazzi, Ronaldo Junior è impazzito. Attenzione, perché io avevo detto di seguire bene questo episodio e di seguire anche il prossimo, perché la famiglia di Ronaldo si sta veramente sfasciando e stanno succedendo dei guai. In più Ronaldo Junior ora secondo me cade tipo a terra, che non ce la fa più. Ronaldo Junior, ma non vedi che non riesce a correre? Aveva la fidanzata, ce l'avevamo Tresi De Santa. Nostro padre col suo GPS di merda è venuto, ce l'ha rovinato la siesta. E ora non sappiamo se Tresi vorrà più parlarci. Questo è il quadro della situazione. Quindi ragazzi, io vi invito a vedere anche i prossimi video, perché succederanno delle cose a Giorgina, a Jasmine, a Ronaldo Junior. Verrà un nuovo personaggio, quindi attenzione, che mi piace tanto che Ronaldo Junior lo nomina sempre. Per cui mi raccomando, ragazzi, non perdete i prossimi video. Vi ringrazio tantissimo per essere stati insieme a noi. Io e Ronaldo Junior vi invito a mettere un bellissimo pollicione in su per il supporto e a seguirci su Instagram, come fa lui, vedete che prende il suo telefono, va su Instagram, cerca Real Anthony e mi viene a seguire. Quindi mi raccomando, fatelo anche voi. Così, quando sarà, vi potrò salutare nei prossimi video, mi raccomando. Bene, detto questo, non so cosa mi stia succedendo, sto camminando come un drogato e forse dovrei andare a casa di quella certa persona lì. Ragazzi, con chi andrà a vivere Ronaldo Junior adesso? Per questo video è tutto, grazie per essere stati con me anche quest'oggi e noi ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!